Ciao a tutti, sono Laura, insieme a Silvia, che in questo momento sta riprendendo. Nel 2018 ho acquistato questo furgone, un Peugeot Boxer, nato come furgone commerciale, infatti era in uso da un privato che lo utilizzava per trasportare prevalentemente tessuti, tapparelle, cose di questo tipo. Abbiamo rilevato il furgone, trovandolo forse su subito.it, sono andata a prenderlo e l'obiettivo era appunto quello di trasformarlo in un camper a tutti gli effetti, perché abbiamo scelto di acquistare Havana, che è il nome che abbiamo dato al nostro furgone, che poi è diventato un van camperizzato, da un privato, perché dopo varie ricerche che abbiamo effettuato su internet e che abbiamo effettuato anche presso dei rivenditori autorizzati di veicoli di seconda mano, ci siamo rese conto che i prezzi per noi non erano molto abbordabili. La politica è vendere mezzi in ottimo stato, quindi parliamo di mezzi che hanno al massimo 2 anni di vita, e quindi i prezzi rimangono piuttosto alti. I prezzi di mercato, nonostante siano veicoli già usati di seconda mano, rimangono piuttosto alti. All'inizio il prezzo di vendita era 4.500, ma grazie anche all'intervento del nostro meccanico ci siamo accorte che il furgone non era stato revisionato, e quindi siamo riuscite, diciamo, ad abbassare il prezzo di acquisto. Il motore era in buono stato, la chiusura centralizzata non funzionava, abbiamo dovuto sistemarla poi in un secondo momento, non funzionava l'aria condizionata, non funzionava la radio, insomma c'erano un po' di lavori da fare. Quindi il primo consiglio che possiamo darvi è assolutamente quello di rivolgervi al vostro meccanico di fiducia per dare un occhio al mezzo prima di acquistarlo. Vi sconsigliamo vivamente di acquistare mezzi senza averli prima visionati. Magari presi dall'euforia, dalla voglia di camperizzare, vi accontentate, come peraltro stavo per fare io, che ero giovane e inesperta, di un mezzo che in realtà magari non può nemmeno più circolare. Toccate con mano il vostro mezzo e non fidatevi ciecamente di quello che vi viene detto dal venditore. Ma veniamo adesso alle caratteristiche tecniche del furgone. Lungo all'incirca 5 metri. 5 metri. Ma veniamo ora alle caratteristiche tecniche del nostro furgone commerciale. È un Peugeot Boxer del 2008. Quindi né troppo vecchio, diciamo, né troppo recente, una buona via di mezzo, un buon compromesso. È lungo 5,40 m ed è alto circa 2 metri e quindi ci offre un abitacolo veramente molto molto comodo, che si è prestato molto molto bene al lavoro di camperizzazione. È molto facile da guidare, ovviamente è fornito di servosterzo, è molto agile, ovviamente bisogna un attimino prendere le misure, soprattutto quando si parcheggia o quando si fanno manovre in retromarcia, perché ovviamente non è fornito dello specchietto retrovisore e quindi la visuale, diciamo, non è così nitida. Havana è un 2000 di cilindrata alimentato a diesel con consumi abbastanza bassi. Un'auto a 160.000 km forse si dovrebbe fermare, invece un furgone commerciale di questo tipo è all'incirca a metà del suo percorso di vita. Il furgone commerciale era omologato per 3 e quando abbiamo fatto la conversione, l'abbiamo trasformato in camper, abbiamo dovuto riomologarlo, ricollaudarlo, non più ovviamente in qualità di furgone commerciale ma in qualità di autocaravan, ed è rimasta la omologazione per 3 persone, quindi ad oggi legalmente su questo furgone possono comunque salire 3 persone. Dal processo di collaudo e omologazione del mezzo, una volta trasformato appunto in camper van o autocaravan, parleremo in un video dedicato, perché si tratta di un passaggio molto molto importante, fondamentale nella conversione di un mezzo di questo tipo. Tante persone scelgono di non registrare in motorizzazione civile il mezzo riconvertito, ma questo comporta ovviamente un enorme rischio. Infatti sul libretto di circolazione il vostro mezzo
risulterà come furgone commerciale, quindi non adibito al trasporto di persone. Volevamo che il nostro camper van fosse una lei, fosse una figlia femmina, e quindi van non poteva andare bene come nome di partenza. E dato che siamo di Bergamo, abbiamo questa cattiva abitudine sgrammaticata di mettere l'articolo prima di un nome proprio, da van l'idea appunto è stata di creare la vana. E quindi dalla vana poi il passaggio è stato piuttosto automatico, la vana è diventato Avana. Abbiamo rimosso l'articolo, così è rimasto Avana. Quello di camperizzare un furgone era da un po' di mesi il nostro sogno. Avevamo visto tanti video, soprattutto video stranieri, video esteri, in cui tanti giovani, coppie, amici camperizzavano i loro mezzi. E quindi abbiamo detto: perché noi no? Perché non ci buttiamo, non ci lanciamo in questa avventura? E siamo partite con competenze zero. Silvia lavora in una industria che produce biciclette in carbonio, quindi sicuramente aveva una buona base di manualità, ma non si era mai, diciamo, dedicata alla costruzione di un camper o a particolari lavori di bricolage con il legno o con impianti elettrici, impianti idraulici. Io faccio l'insegnante, quindi sicuramente livello di praticità, manualità ancora più basso. Nonostante questo abbiamo deciso di buttarci, nonostante comunque fossero tante le persone che ci avessero detto di lasciar perdere, di desistere, perché due ragazze senza competenze non sarebbero mai state in grado di realizzare un camper. Ecco, non credete a niente di tutto questo, non servono particolari competenze, non servono particolari conoscenze, serve tanta voglia di studiare, di guardare tutorial, di guardare video, di informarsi. Poi ognuno può regolarsi in base a quello che è il suo budget. Quindi mi raccomando, la prima cosa che dovete fare prima di acquistare un furgone con l'intento di camperizzarlo è decidere qual è il vostro budget. Ci sono furgoni anche più vecchi, ci sono furgoni con più chilometri, ci sono furgoni invece più nuovi, ci sono furgoni che costano di più, furgoni che costano di meno, furgoni più bassi, furgoni più piccoli in cui non è possibile stare in piedi. C'è un furgone per ognuno di voi, quindi mi raccomando, continuate a crederci. Non demordete, portate avanti questo sogno. Abbiamo parlato un po' delle caratteristiche generali del furgone, adesso andiamo a vedere come lo abbiamo camperizzato, quindi entriamo a tutti gli effetti in Avana. Questo è il cuore di Avana, quindi tutta la parte interna che abbiamo camperizzato, appunto utilizzando prevalentemente materiale comprato nei Brico della nostra zona, ma anche, devo dire, materiale di recupero. Poi di questo parleremo magari più avanti. Se volete scoprire effettivamente cosa c'è in Avana, quali sono i lavori che abbiamo fatto, come abbiamo creato la cucina, come abbiamo creato la zona notte, la dinette, come abbiamo creato il bagagliaio, come abbiamo coibentato il mezzo, seguiteci nella prossima puntata. Ciao a tutti!